Dicono che sei santa, che facili miracoli. Oh, per l'amor di te. A Roma si parla tanto di voi. Non volevo che mi chiamano santo, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco. Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il benvenuto a Effetto Notte a Susanna Nicchiarelli, nastro d'argento per Miss Marx, David per la sceneggiatura per Nico, e insomma un cinema, quello di Susanna Nicchiarelli, diciamo così, sempre molto attento a raccontare le donne, donne forti, donne importanti, come quella di cui parleremo nel corso di questa puntata, perché in questa puntata noi la vogliamo chiamare così, Santa Chiara, ma in realtà tu ci racconti proprio Chiara, che è il tuo nuovo film. Allora io comincerei da questo, ho letto, perché appunto se ne è parlato, il film è stata la mostra del cinema di Venezia, che tu dici che questo è il tuo film più politico, perché? Beh, perché il racconto di Chiara e della sua storia è un racconto che parla di radicalità, che parla di una ragazza che ha scelto in maniera radicale di stare fuori dalla società, di unirsi al suo amico Francesco, di vivere secondo appunto il Vangelo, cioè di vivere nella povertà più assoluta in una comunità che non fosse gerarchizzata. Cioè la scelta, il movimento francescano al quale appunto Chiara è prima di tutto una seguace di Francesco, al quale si unisce Chiara e poi le donne che si uniscono a Chiara, è un movimento profondamente politico e che credo che parli all'oggi e anche alla cultura laica in maniera profondamente politica. C'è la radicalità della scelta, c'è il discorso della povertà e quindi di una privazione, di un ritorno alla sostanza di ciò che è veramente importante nella vita, ma gioioso, quindi non una privazione dolorosa. E c'è soprattutto, e per questo io dico che è il mio film più politico, perché è un film che racconta il rapporto con il potere, un potere che viene naturalmente messo in crisi dalla rivoluzione francescana, un potere che è soprattutto maschile naturalmente di fronte a Chiara. Laudato sì, mi signore, per Sor Acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi signore, per Frate Fuoco, per lo quale in allumini la notte. 1211, lei a 18 anni scappa di casa, appunto raggiunge l'amico Francesco. Ecco, è questo sogno di libertà che per te forse è cominciato un po' di tempo fa, perché avevi visto, per esempio, non so, Francesco di Zeffirelli, l'avevi visto, è stata sì. Una delle tue ispirazioni o Beh, no? Io avevo 6 anni quando è uscito Francesco di Zeffirelli e ricordo come una delle esperienze, delle primissime esperienze cinematografiche della mia vita, perché fu fatta una proiezione a scuola mia e, in questo maxi schermo nell'aula magna, e ricordo proprio alcune, ed ero veramente molto piccola, alcune scene molto, molto impresse, più di tutti quella di Francesco che si spoglia davanti al vescovo. Ossia la semplicità di quel messaggio, per questo io penso che Chiara possa essere visto anche il mio film a tutte le età. Un po' prima del lockdown con i tuoi figli ad Assisi, no? Che è una città insomma fortemente spirituale. Qui che cosa è successo? Era in realtà io non avevo ben capito, nel senso che era il weekend che avevano chiuso le scuole, avevo anche detto vabbè approfittiamone, facciamo un giro, non avevo capito, pensavo fosse una cosa molto più breve o comunque non... E invece ho trovato Assisi vuota, mi ricordo che questa cosa ci ha fatto molta impressione. Cioè i bambini ci andavano per la prima volta, quindi non sapevano, pensavano fosse normale. Però io e mio marito ci siamo un po' spaventati. E devo dire che l'esperienza di vedere gli affreschi di Giotto senza nessuno, eravamo solo noi, era quasi spettrale, sì. E lì io ho comprato dei libri, perché in realtà su Chiara mi sono sempre interrogata, perché anche nel film di Zeffirelli ricordo ancora molto, in maniera molto viva, l'impressione di queste apparizioni di Chiara in quel film, che era bellissima, che però non faceva niente, era quasi una, no, questa bella bionda che passava sullo sfondo, che però a me mi colpiva tanto perché era la donna della storia, quindi
Insomma, adesso voglio dire, per una vita io mi sono identificata in personaggi maschili perché questo proponeva il cinema, la narrazione. Però quando accompagnavano i personaggi femminili c'era sempre una curiosità, un desiderio di saperne di più. Tu sei laureata in filosofia della religione e hai studiato l'ebraico biblico. Sì. Insomma, poi chiaramente sei diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e anche per questo sei la regista importante che sei, e tra l'altro una delle poche registe autrici, lo diciamo, no, del nostro cinema. Hai avuto un'educazione cattolica, poi forse ti sei un po' allontanata, come capita a molti. E poi, insomma, con questo film che è successo? Allora, il discorso, il rapporto mio personale con la religione, con la fede, naturalmente, no, è stato sempre travagliato e non è che ho chiuso quella porta per sempre. È chiaro che il dubbio, la speranza che ci sia qualcosa di più rimane sempre, insomma, comunque anche come ho raccontato ai miei bambini, diciamo, come dovrebbe essere il mondo, che cosa. Non è che gli do delle risposte nette, cerco di non dargliele mai, di dargli la possibilità, no? Di lasciare sempre aperta quella porta. E devo dire che, avendo avuto comunque un'educazione cattolica, emotivamente, no, alcune cose mi emozionano ancora molto, nonostante appunto non sia credente. Però la cosa che più mi affascinava della storia di Francesco e di Chiara, e che mi sono portata appresso per tutta la vita, è proprio l'aspetto della povertà, del ritorno alla semplicità e della vita in comunità. E credo che ci sia qualcosa di profondamente divino proprio nell'umanità del movimento francescano. La forza della storia del santo sta nel fatto che è la storia di un essere umano. Questo film per me è un film sul potere, ma anche un film sulla condizione umana. E la condizione umana significa trovarsi di fronte alla morte, anche al sovrannaturale. Ecco, qui ci arriviamo allora, perché infatti penso che, come dici tu, il messaggio del francescanesimo possa essere davvero un ponte molto utile anche oggi, e sicuramente lo è anche il tuo film, in cui tu racconti di tutto, appunto perché racconti come si viveva, che mondo era, ce l'hai appena detto, no? E anche questa comunità, e poi racconti anche il miracolo, che è una cosa difficilissima da raccontare al cinema e poi in generale. Non è marito a forza. Zio, mi vede male, lasciate la sorella mia. La sole sta qui! No! Satanastro dello demonio! Come fecesti? Allora, bentornati a Effetto Notte, Susanna Nicchiarelli, raccontiamo Santa Chiara. Chiara, perché tu racconti proprio il suo cammino, il suo percorso. Allora, ci eravamo fermati su una cosa, il miracolo. Il miracolo è una cosa difficilissima da raccontare e, insomma, penso anche da vivere. Quindi, che cos'è per te il miracolo e soprattutto come lo si racconta? Allora, il miracolo, innanzitutto io ho imparato che il miracolo non è il santo che lo fa, ma è Dio attraverso il santo, proprio perché abbiamo detto il santo è un essere umano, cioè l'umanità del santo è importante, no? E per cui con Margherita, perché poi ci abbiamo pensato tanto, perché poi il film l'ho scritto da sola, però poi mi sono ritrovata con Margherita, a parte ovviamente con tutte con gli altri interlocutori, quando uno prepara il film, i produttori, le persone che devono fare gli effetti speciali, insomma, ti ritrovi a riflettere su queste scene, però poi arriva il momento in cui ci lavori con l'attrice e ci siamo interrogate tanto, perché naturalmente cosa succede? Margherita non è che poteva fare così un movimento delle mani, oppure diventava Harry Potter quello. Diventava, insomma, Harry Potter, diventava una magia. E sarebbe stato sbagliatissimo, perché non c'è niente di più lontano, no? Del miracolo, dalla magia. Lei questo potere non lo riconosce, non lo gestisce, lo comincia a gestire verso la fine, a un certo punto. Però la cosa, secondo me, interessante che abbiamo pensato noi, che ho pensato io scrivendo, è che questi miracoli dovevano accadere. Dovevano accadere e stupire Margherita quanto le altre. Madonna Chiara! Guaritami sta creatura. Avevi segnato la fronte, la figlia si risanò. Fece un miracolo. Noi sortiamo tutte quando serve. Per portare tovaglie nelle chiese. Per consolare le anime e i corpi degli infermi.
Noi la clausura non la volemo fa. C'è anche un'altra parola un po' è già uscita nella nostra conversazione, che è libertà, no? Grande messaggio di libertà in questa figura, nel film, nel modo in cui tu la racconti, e poi la scelta comunque di uscire, di andare fuori, di stare in mezzo alla gente, no? Quindi non di vivere reclusa, che pure, diciamo, poteva essere uno spazio rassicurante, no? In qualche modo, e la storia ce lo fa anche vedere, questa comunità, però la voglia di arrivare agli altri, no? Ma, allora, c'è una cosa fondamentale che noi tendiamo a credere ragionando con la testa di oggi, no? Che andare appunto a fare la monaca voleva dire rinunciare a una vita libera, eccetera. Le donne di allora passavano dalla proprietà del padre alla proprietà del marito, che comunque non si sceglievano mai ed erano sempre proprietà di qualcun altro. Il gesto di andare via di casa, prendere in mano il proprio destino, tagliarsi i capelli da sole e decidere di avere una vita diversa, era un gesto di libertà. Ma voi non siete frati, siete femmine. Avete paura? Siamo perigliose. La femmina fa tentazione nello peccato, con lo periglio del corpo e delle carni sue. Statevi qua, statevi longe dalle femmine. Ci chiudono le porte del monastero se proviamo a partire. No! Chiara avrebbe voluto fare come Francesco, andare in giro, dare l'esempio, voleva andare in Marocco, voleva andare in Terra Santa, c'aveva un sacco di progetti e gli è stato impedito perché gli è stato detto: tu sei donna, tu non dai l'esempio di niente, perché il tuo corpo è tentazione, tu il tuo corpo non lo devi scoprire, non lo devi mostrare, tu non puoi andare in giro scalza per far vedere che vivi secondo il Vangelo. Perché hai rinunciato alle scarpe, perché così c'è scritto nel Vangelo. Tu questa cosa non la puoi fare, perché i tuoi piedi non li dobbiamo vedere. Questa è la cosa. Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si può che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo Santo Padre ti approva. Perché mi dici cosa fa? Lo sarei un nonno da obbedire ai frati. Sei tu che lo dicesti o no? Fa come vuoi, che. Questa parola, libertà, ti sta molto a cuore e credo che sia un po' la chiave del tuo cinema. Anche su questo permettimi, perché l'abbiamo trovato anche in altri tuoi film. Allora facciamo un passetto indietro, perché dal tuo debutto nel 2009 con Cosmonauta, anche lì in qualche modo c'era questo tema. È un film ambientato, lo ricordiamo, negli anni 50, c'era la conquista dello spazio, però c'era anche questa bambina che si trovava in una situazione molto difficile, no? Perché piccola, comunista, no? Sotto una montagna di paura. C'è nascosto qualche cosa che non muore. Perché sei sempre distratto, perché pensi allo spazio. Non è che da grande vuoi fare l'astronauta. Ah, mamma, si dice cosmonauta, gli astronauti sono gli americani. Lo salva, non dar retta ai comunisti. Servono proposte, forza. Potremmo scrivere una lettera al compagno Crucio, chiedendogli di mandare una donna nello spazio. Forse il tuo viaggio è iniziato già da lì, Susanna, no? Sì, certo, io credo che poi alla fine, quando guardi indietro e rivedi i tuoi film, perché poi te ne accorgi dopo, tutti raccontano un po' la costruzione di un'identità, no? E a volte noi l'identità ce la costruiamo magari anche in negativo rispetto a quello che non vogliamo essere, a chi non vogliamo diventare, a quello che non vogliamo fare, no? Oppure come il non voler partecipare a una società ingiusta, come poteva essere per Chiara, no? E Luciana in Cosmonauta sicuramente costruisce la propria identità, capisce qual è il suo posto di donna, o ragazza che vuole fare politica in un momento in cui comunque il Partito Comunista era, come tutta la società, era particolarmente feroce, insomma, con le donne che si volevano mostrare troppo o fare qualcosa di diverso. Ma anche Nico, per esempio, no? Infatti. Nico, lei finché era fotomodella, bellissima, e cantava canzoni scritte di altri, andava bene a tutti. Poi nel momento in cui lei trova una sua immagine, una sua chiave, scrive le sue canzoni, si veste da stregona, lei ha trovato la sua identità. Però per qualche motivo a molti questa identità qui dava fastidio, ma anche io mi ricordo quando cercavamo di finanziare il film con la produttrice e ci dicevano: no, vabbè, ma Nico ha 40 anni, ma perché ha 45 anni? Fate una storia su Nico a 25, quando era bella, era. Perché ovviamente c'è ancora tutto un aspetto del femminile che esiste e che viene un po' rifiutato, no? Dall'immaginario quello comune. Sicuramente Chiara si conclude con un'affermazione di esistenza. Io esisto, io sono qui. Io sono viva, sono qui. E per me questa è la cosa. Noi siamo qui, perché poi c'è la comunità. Ed è un po'.
l'affermazione con cui si concludono un po' tutti i miei film, cioè sono delle donne che dicono io sono così. È così, è proprio così, è lo stesso anche per Miss Marx, no? Appunto anche questa racconta questa vicenda della figlia di Marx che poi vive questa storia d'amore, no? E che addirittura la porta a suicidarsi, insomma, quindi non c'è contraddizione tra questi personaggi, ma direi che fanno parte di un tuo percorso. Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Devo lavorare. Allora, Chiara, insomma, un po' cosa era essere il suo messaggio oggi l'abbiamo detto, perché è un messaggio importante, fondamentale, è un ponte, no? E quindi credo che un po' sia anche questo. Però ti chiedo anche un po' per concludere, adesso che tu il film l'hai fatto, sì, quindi per te è stato un progetto importante, l'hai inseguito per tanto tempo, hai studiato per questo film tantissimo. Certo, studio sempre tanto. Certo, immagino, perché sì. Appunto quando poi un regista è serio questo fa per prepararsi a un film. E adesso però di lei, di questo progetto, insomma di questa sua storia che non è una storia comune, che cosa rimane per te che consegni poi anche al pubblico, no? Beh, tanto coraggio, molto più coraggio di quello che forse ho io. La forza di dire io sono questa cosa qua. E se qualcuno non mi capisce o non mi apprezza, io sono questa cosa qua. Allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, lo ricordiamo, per Chiara al cinema, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Adesso noi da Assisi andiamo a Napoli, nella Napoli magica. Napoli ti piace, Susanna? Sì, certo.